A Taranto siamo in dittatura, una dittatura realizzata, posta in essere dall'amministrazione Melucci e dal presidente del Consiglio Comunale Piero Bitetti. Il provvedimento comunicato questa mattina è stato il seguente: i cineoperatori e i fotografi non potranno fare riprese per più di 5 minuti iniziali durante il corso dei lavori. Un provvedimento che imbavaglia appunto l'informazione, perché il corso dei lavori, la seduta dura appunto anche 2-3 ore ed è giusto poter riprendere, no, l'andamento dei lavori. Tutto è nato dal fatto che ieri ho fatto degli interventi duri ma civili nei confronti dell'amministrazione comunale e pubblicati sulla mia pagina Facebook hanno creato uno scalpore, hanno creato disagio al sindaco e al presidente Bitetti. E allora qual era la soluzione migliore? Vietare le riprese degli interventi. La cosa ancora più grave è che abbiamo un sistema di diretta streaming assolutamente inefficiente, di scarsissima qualità, peraltro nella posizione in cui mi trovo io seduto in consiglio la mia immagine non si vede perché è oscurata appunto dai raggi del sole, quindi il mio volto non compare, quindi tutta una serie di situazioni concatenate per imbavagliarmi. Lo dicono i fatti, non c'è problema. Io continuerò a fare quello che ho fatto e a denunciare, ma ora mi rivolgerò anche nelle sedi competenti al segretario generale, al prefetto e mi rivolgerò anche alla magistratura. L'amministrazione Melucci, il sindaco Melucci, la giunta e il presidente Bitetti devono capire che in Italia esiste ancora la libertà di informazione, ancora esiste. Evidentemente vogliono imbavagliare chi parla liberamente, ma la battaglia non è affatto finita, anzi, ora avrò da divertirmi, soprattutto nelle sedi giudiziarie.